Waheekuj, ben ritrovati dal vostro AndroLink91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. È tutto mio il modellino di Sailor Sofia! Cominciamo con Luna, perché comunque sia la scorsa volta abbiamo finito con lei e per passare al capitolo di Nathan dobbiamo comunque sia un attimo... iniziare il terzo con lei. Anche oggi splendida e lucente come al solito, eh? E allora? Okay. Mi è venuta un'idea! Dicevo, mi è venuta un'idea! Che hai detto? Non devi mica ripeterlo, ti ho sentito già la prima volta. È che non mi interessava. Non ti hanno insegnato come ci si comporta? A rispondere, buona educazione. Certo che avete proprio delle strane abitudini voi umani. Allora di che idea si tratta? Gli yokai qui a Valdoro hanno problemi da risolvere. E io ne ho già risolti tanti. È il momento di aprire la mia agenzia investigativa per yokai. E dai, sarà divertentissimo. Ci saranno lenti di ingrandimento e tutto. Ma ci hai pensato bene? Non ti sembra un'impresa rischiosa per te? Beh, no, ho gli yokai con me. Oh, mio filato Sapien, ma ci sarai tu al mio fianco? What? Che intendi? Che inizia il capitolo 3, intendo. Investigatore del mistero in attività. Bene, cerchiamo subito un fiammocchio che sta lì fuori e poi andiamo in America. Perfetto, andiamo a investigare. Ma prima dobbiamo inventarci un nome. A name? Il nome della nostra agenzia. Ma se non è neanche un ufficio. Che razzo? Ma come che razzo? Che significa? Vabbè. Va bene, che ne dici di Lupion, investigatore del mistero? Non ci siamo. Ma che razzo di nome è? Non ti piace? Allora sentiamo cosa proponi tu, eh? Conan. Conan, investigatore del mistero. Va bene, come vuoi. Perfetto, ora che abbiamo deciso il nome dobbiamo capire cosa fa un detective. E il modo migliore per capirlo è ovviamente leggere romanzi gialli. E dove avresti intenzione di trovarli? Elementare, Sapien. La scuola elementare è un'ottima biblioteca. E andiamo alla scuola elementare, è d'estate? Stai uscendo, Luna? Sì, esco, vado in biblioteca. Va bene, ma torna prima che faccia buio. Affermativo, pronta al decollo! Oh sì, ed eccoci qua pronti per andare verso nuove avventure in America. Però devo farvi vedere una cosa. Ho Melo Freccio a livello 50. Appena trovo un altro yokai lo cambio, perché al momento ne ho solo 6 e non voglio fare assolutamente la storia con lui, perché anche se è di livello E, però è un livello 50 e shotterebbe tutti quanti gli avversari che ci troviamo in questo momento davanti. Quindi insomma non è proprio il caso. E appena trovo uno lo cambio subito e penso che lo troverò al deposito di rottami che andremo a fare in questo episodio. Ma prima, da nostro padre, verso il suo ufficio. Lui si trova quasi a nord o sempre alle sud, non ricordo. Comunque sia, appena arriviamo davanti all'ufficio di nostro padre, se abbiamo scelto tempura oppure sushi, durante l'avventura... Ci vengono appunto fatti vedere questi due yokai, ovvero i fratelli Comma Stoppisti e anche appunto, un attimo che cerco di prendere questo qua, e appunto anche Tomnian. In base a quello che abbiamo scelto, se ti prendo maledizione, in base a quello che abbiamo scelto possiamo appunto fare la missione e poi reclutare appunto lo yokai che abbiamo scelto. Aspetta che faccio cascare questo e poi ricomincio, aspetta, forse a piedi. Rincorsa! Che cavolo, vai! Raccogli, raccogli! Preso! Popcorn energetico! Più di uno non si può prendere. Ad ogni modo, andiamo appunto da nostro padre. Vediamo un po'. Qui dietro forse c'è qualcosa in questo vicolo. Oh, sì! C'è... No, no, la spazzatura. Oh! Attenzione! Preso di sfera mini! Ottimo, ora vorrei prendere anche quell'oggetto là dietro che mi sa che così non si può prendere, no? Devo per forza fare il giro. Eccolo qua. Amuleto antico, buono. E ora andiamo all'ufficio. Ecco, forse ce lo troviamo. Sì, ce lo troviamo subito allora. Perfetto. Vediamo un po'.
quello yokai ha un aspetto familiare. È sicuramente Tomnian, che poi ha anche le lentiggini. È molto carino come yokai, non è particolarmente forte, però comunque sia sarebbe bello. Ah, siete voi, my friends? Ah, già, è il gatto yokai con cui abbiamo parlato quella volta. Mi chiamo Tomnian, hello, my friends. Lui ripete spesso miau, come Jibanyan ripete spesso gna. Perché i gatti americani fanno miau. Come butta, è sempre bello vedere un cat friend, miau. Cat friend, ancora con questa storia dell'amicizia tra gatti? Dai, Jibanyan, su, siete uguali. E soprattutto, ti ostina a dire miau? Gna, usa almeno miau. Gna, miau. Ma è cat friend, che strano modo di dire miau. Più allungato, miau. Miau. Ecco, Whisp cerca informazioni, bravo. Ma quindi è così che miago sono i gatti americani? Caspita, gli USA sono così diversi da Val d'Oro. Mi sbaglio o non ne sapete molto degli USA? Beh, siamo arrivati da poco. Alright, my friends. Che? A farci incontrare è stato il Destiny. Vi insegnerò tutto quello che c'è da sapere sugli USA, my friend. Ok. Voi che ne pensate? Che deve andarci bene per forza, non possiamo fare altrimenti. Ci sarebbe di grande aiuto, abbiamo molto da imparare. Quindi cosa ci fa imparare? Mi prendete per il muso? No, per un'altra cosa, Jibanyan. Quindi ora dobbiamo accettare la sua missione, ma non attiverò comunque sia la localizzazione, e perché non c'è bisogno di farlo. Dunque, dobbiamo trovare del cibo prima. Vi farò assaggiare dei cibi miauliziosi. Ok, vediamo un po'. È tutta la nostra attenzione. Alright, my friends. Preparati per affondare il muso nella migliore cucina americana. Dopo tutto questo parlare di cibo, mi auguro di addentrare qualcosa in fretta. Me lo auguro anche io. Bene, da dove vogliamo cominciare? My friends, non c'è nulla di meglio di un tramezzino con pancetta e pomodoro. Non so come potete vivere senza, my friends. Lo chiamiamo tramezzino gustoso. Miau. Non provarlo sarebbe un vero crimine. Trust me, my friends. Sembra buono. Potete comprarne alla paletteria farina del mio sacco al mercato. Che aspettate, my friends? Scusa, che? Miau, perché siete ancora qui? Non vi ha convinto ancora? Andate e compratene anche uno anche a me. Ti sembra che facciamo consegne a domicilio? My friend, se non ti sbrighi chiuderanno, portami il tramezzino gustoso, run! Non abbiamo scelta. Sì, ma non ci vado ora. Ora vado da mio padre. Perché devo andare avanti nella storia. E come ho detto appunto, oggi faremo appunto anche il boss della cosa di rottami, della discarica di rottami. Ma entriamo, vediamo un po'. Oh, beh, l'ufficio è molto diverso sicuramente da quelli che abbiamo visto a Val d'Oro. Guarda qua tutti quanti i colleghi di lavoro su un unico piano nello stesso ufficio. Oh, Andrea, che bello vederti, ti stavo aspettando. Davvero? Abbiamo già visto il tuo ufficio a Val d'Oro. Ma questo è completamente diverso, che forza! Sapevo che ti sarebbe piaciuto, è in puro stile USA. Sono contento che tu sia riuscito a vederlo con i tuoi occhi, Andrea. Con un ufficio del genere sono sicuro che lavorerò ancora meglio, e lo spero. Ehi! Hey. Oh, Luke, guarda un po' se questo non è figlio di Mr. Adams! Hey. Sì, signore! Sicuro, questo è il mio son! Strano, ieri mi veniva così naturale. Voilà, amo Andrea, piacere di conoscerti. No, di vederti. Perché vederti? Wow, certo che parli proprio come un native. Great. Signorina, lei mi sta facendo per caso delle avance? Forse dovrei fargli lei o lei. Hai imparato la lingua in un baleno. Ah, davvero? Dici? A quanto pare mi viene naturale. Ehi, hey, Whisper, perché papà? Sembra che il linguista abbia smesso di incantare tuo padre e abbia cominciato a incantare te da quando siete diventati amici. Sorry, papà. Magari sorry, dad. Beh. Ad ogni modo, ora cosa c'è da fare? Vediamo un po' se ci carica la missione per conto suo. Ah, sì, giochiamo a palla con nostro padre ora. Bene. Wow, che lancio. Stai più attento. Andrea! Ehi, sono Buck e quell'altro tizio. Weyla, ti vai a rigiocare? Sì, certo, Austin. Ti sei già fatto degli amici, Andrea? Certo, papà, sono bravissimo, eh. Ottimo, coraggio, vai a divertirti con loro.
Boys, tenete ad andare lontano dai guai, ok? Sono loro che mi faranno finire i guai. Alright. Papà, no, sono loro che mi fanno finire nei guai, tu non hai capito. Oh, sembra che siete molto affiatati. A proposito, Andrea, dimmi. Hai mica sentito qualcosa di strano da queste parti? Qualcosa di strano? No, non ho sentito niente, perché? Si mormora di strani rumori metallici. Strani rumori metallici? L'hai detto, rumori tipo clang clang che vengono dal nulla. Ecco, questo era uno di quei suoni. Hai sentito? That's it! Siamo tutti stanchi di questo mystery. Scommetto che qui c'è lo zampino di qualche yokai. Ma al momento non abbiamo prove che possano confermarlo. Ma cos'altro può essere? Raccogliamo qualche informazione e vediamo se riusciamo a trovare degli indizi. Certo, pure questi stanno qui, nessuno che se ne preoccupi, nessuno li vede. Sentito, Blatter? La trama si infittisce, deve esserci una connessione con quell'UFO. Credo che questi rumori metallici richiedano ulteriori indagini. Certo, e il modo migliore per iniziare è leggere l'ultima copia di Fancy Death! Ma tutti quanti che leggono questa rivista? Metti via quel ciarpame, Blatter. Questa è una vera investigazione. Andiamo. Ma questa rivista dove la pubblicano? A Valdoro o in America? Dove è pubblicata? In America, perché è inglese. Intreccio storia attivato che non ci interessa assolutamente. Che cosa? Che succede, Whisper? Hai sempre gli occhi incollati a quello yokai pad? Andrea, guarda! Che c'è? Una rivista tanto leggendaria ed esclusiva quanto il suo nome. La rivista del mistero Fancy Death. Fancy Death? È un nome bizzarro, niè? Bizzarro? È inglese! Dovevo aspettarmelo, non tutti sono acculturati come il sottoscritto. Questa rivista non si trova nei negozi, è super rara. Gli arretrati sono ancora più rari dei veri e propri tesori. Quindi ritieniti fortunato se riesci solo a sbirciare le sopraggiunte pagine. Devo ricordarmi di ringraziare lo yokai che ha caricato questa edizione da Valdoro. Sapion, allora. Insomma, che cosa di così interessante? E mo lo vediamo. Sono lieto che tu me l'abbia chiesto, Andrea. Perché si dà il caso che questo numero parli proprio di Arachidia. Arachidia, gne? Da quando Fancy Death ha parlato degli strani avvenimenti nella città, Arachidia è diventato un luogo di interesse per i fan del mistero. Sul serio? Secondo Fancy Death, Arachidia ospiterebbe un gigante misterioso. Questo è il genere di contenuti che pubblicano, misteri e affini. Un gigante ad Arachidia, certo. Ci deve essere una connessione con questi misteriosi rumori metallici. Oh, adoro i misteri, le cose si fanno interessanti. Andiamo a cercare indizi in giro per la città. Ragazzi, ve lo dico, il gigante non è altri che appunto il boss che affronteremo in questo episodio. Corrono voci in città a proposito di mostri giganti. Ma sì, non vi preoccupate. Dobbiamo trovare dei copertoni, mi sembra, e dei pezzi di ferro. Non so, sparsi in giro. Allora, cominciamo col primo. Penso di andare in giù. Andiamo in giù, dai, sì. La cosa migliore da fare. Dove si passa qua? Che poi è vicino alla discarica comunque sia a questo punto. E poi ho la bicicletta. Stelle, strisce, questo affare è allucinante. Che succede? Avete visto questo ingranaggio? What the? È enorme. Puzza di petrolio, gne. Sì, ha un odore molto pungente, ma soprattutto che ci fa qui? Probabilmente è stato lasciato da quel gigante. Dobbiamo cercare aiuto, help. L'ha lasciato il gigante, come fa a esserne così sicuro? Perché mi pizzica la barba. Per questo lo so. E va bene, ingranaggio e fammi tornare in bicicletta. Perché me l'hai tolta la bicicletta? Fammici tornare subito. Ora andiamo in alto, a sinistra. Ma qui, se non sbaglio, c'è Paola Portaglia. La incontriamo ora, durante questa missione. Ma vediamo subito se è lei. Sì, sì, e poi è proprio lei a trovare anche uno di questi pezzi metallici volati via. Eccola! Salve! Che succede? Wow, una lastra d'acciaio gigantesca! Deve essere caduta quando lui è passato dal portale. Portale? Ehi, Andrea, non ti sembra di riconoscerla? Paola Portaglia, che ci fa qui negli Stati Uniti? Oh, sei tu, che coincidenza. Sono qui per condurre delle ricerche sui portali bizzarri. Ce ne dovrebbe essere uno qui ad Arachidia, ma non riesco a trovarlo. Ora che sei qui però mi aiuterai a cercarlo, vero? Eh?
spostartene imparato, diamoci una mossa! Inesistente come sempre, Nia. In realtà, siamo un po' occupati al momento. Oh, che peccato. Beh, allora continuerò la mia ricerca. Sì, continua da sola. Andiamo a cercare altri indizi sul gigante. Giusto, no? Ok, grande lastra di ferro. L'ultimo si trova qua giù. E comunque sia, sì, una volta che troviamo i portali, poi ci sarà il boss gigante da affrontare, che fa parte della famiglia di Tifocchio, Ciclocchio, insomma questi yokai qui. Oh, è un copertone gigante. Wow, questa sì che è una gomma. Che succede? Scommetto che non avete mai visto una gomma così grossa before. Wow, come c'è finita lì? È stato il gigante, ci puoi giurare. La va a dire ad un adulto. Questo pneumatico puzza di petrolio. Ci deve essere una correlazione con il gigante. Probabilmente sì, grande pneumatico. Un ingranaggio mastodontico, un gigantesco pneumatico e un enorme lastra d'acciaio. Abbiamo raccolto tutti questi indizi giganti, ma... sono solo degli abnormi rottami. E puzzano tutti di petrolio, Nia. In che modo sono correlati con un gigante? Ehi, Andrea! Come butta? Austin, Buck, ho delle novità. Ma che diamine, il Clang Clang è colpa di un gigante? E sta lasciando rottami in giro per la città. Really? A quanto pare sì. Ehi, Andrea, non senti un odore strano? Sì, sono questi rottami, puzzano tutti di petrolio. È lo stesso odore che c'è al vecchio deposito degli rottami, sure. In quel caso, potrebbero venire proprio dal deposito di rottami. Il deposito di rottami? È al centro di riciclaggio, tutto a ovest, fino a dove riesce ad arrivare. Lo chiamano centro di riciclaggio, ma è un big ammasso di cianfrusaglie. È pieno di auto vecchie e other things, accatastate come dei tronchi. Yeah! Tronchi le barrette? Se questi rottami sono stati davvero lasciati da un gigante, deve essere venuto dal deposito di rottami, ci potete giurare. C'è solo un modo per scoprirlo. Andare al deposito di rottami. Però Paola Portaglia ha detto che il gigante deve essere venuto da un portale. Quindi cosa sta succedendo con i portali bizzarri in questo gioco? Non lo so, lo scopriremo presto. Comunque sia, eccoci qua. Siamo quasi arrivati. Poi con la bicicletta si fa prima. Io però mi dimentico sempre di avercela. Anche perché con Luna l'ho appena presa, quindi ero abituato a girare con lei a piedi. Aspetta, ma questo è bla bla bla? Oh mio Dio. Ci parlo ma salto il dialogo, perché non è che posso perderci tempo. Questo parla per ore. Andrebbe avanti per ore se fosse per lui. Ascolta bene, sì sì sì. Ciao. Bene, entriamo nello scrapyard. Se siete pronti possiamo andarci right now. Certo. Mettiamo questo mistero a tacere forever. Yeah, se risolviamo questo mistero, domani saremo heroes. Okay. Come on, mettiamoci in marcia. Andiamo, dai. Siamo carichi? Andiamo. Forza, Andrea, seguiamoli. Certo. Per lustra il deposito di rottami. Ok, qui ci potremo andare più avanti, quando avremo preso una certa cosa. Qui c'è un quiz cartello. Però potrebbe essere di uno yokai che, di cui non sono a conoscenza. Potrebbe anche essere che ce l'ho, ma vediamo subito che cosa ci dice. Tribù generosa, porta la terra, ama l'ambiente? E chi è? Provo con Terrio, ma non penso. Non penso che sia Terrio. No, infatti è sbagliato. Ci proveremo in un altro momento. Ora perlustriamo la zona. Oh, uno yokai, Kantan? E Kantan, rumori e lettere rotte. Va bene, va bene. Facciamoli fuori subito. Dai, gira, 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 gira. Fatto. Ok, questa è fatta. Pochi soldi, ma... nulla di che. Ok, qui non ci posso ancora andare, qui non c'è nulla. Dato che è un RPG cerco di esplorare tutto quanto è possibile. Ci sono molti oggetti nascosti in giro che farebbero molto comodo. Ma che diamine è quella massa di rottami mood? Il gigante è un attacco di Rahab!
Ah, se ne vanno? Beh, due rompiscatole in meno. Allora, ciao! La cosa migliore che potessero fare. Ehi, Andrea, sento l'odore di altri yokai! Una cosa è certa, dei rottami che si muovono da soli devono essere opera di uno yokai. Fa attenzione a dove metti i piedi, Andrea. Vediamo un po' se riesco ad evitarli. Oh, da qua non mi prendono. Ah, porta C. Qua ci potremmo andare più avanti. Oh, un oggetto per terra, un oggetto di là che potrò prendere appunto quando riuscirò a passare. Vediamo un po'. Qui sopra, ok, quello, ah, quello non mi vuole, cosa, ok, meglio così, però devo reclutarne almeno uno, ci devo provare a reclutarlo, ma non importa chi, basta che è uno. E sfera piccola, buono, servirà per salire di livello. Oh, io, quello mi vuole fare l'imboscata, ma non mi avrà mai, non mi avrà. Ok, ora, ah, ok, sì, la cru si muove da sola, stranamente. Vediamo un po', dunque, dove devo andare? Se vado di là torno indietro, quindi devo scendere qui? No, aspetta, voglio un attimo vedere tutte quante le possibili opzioni, non posso lasciare nulla al caso. Intanto reclutiamo sta macchinetta. Eccola qua, ehi, c'ha paura di me, quindi non mi viene incontro. Vediamo un po', sì, reclutato, bene. Così appena arriviamo a un punto di... a un fiammocchio lo cambio. Widow! Bene, chissà gli altri nomi come saranno. Mi immagino i soprannomi. Ok, è andata, questa è fatta. Però mi sa che l'unica strada era quella che ho preso prima, giusto? Sì, era quella. Però qui c'è un oggetto, attenzione. Moneta arrugginita, bene. Queste non è che danno chissà grandi cose, però insomma possono essere buone. Quindi torniamo di là, che era la strada giusta. Ecco qua, dunque si vado qui. Sei l'unica a scendere qui. Ah, eccolo, ora ci tocca. Sì, però aspetta, c'è lo strumento qua. Che è un biglietto musicale, vabbè, si poteva evitare, che due palle. Ok, vediamo un po'. Oh no, ma come facciamo a procedere? Non ti preoccupare, Whispero. Sicuramente ci toccherà giocare con la gru, fare tipo la macchina quella che prende le cose. Deve esserci un altro modo per passare. Andrea, prova a usare quella cosa laggiù. Che cos'è? È una grossa gru, puoi usarla per spostare i rottami. Quindi... sì, ok. Non sono sicuro di riuscire a manovrare questo affare. Non sarà tanto diverso da pescare, pupazzi. Se rimani concentrato, sposteremo quei rottami in un lampo. Puoi usare la gru per spostare i rottami. Premi a destra o a sinistra sulla pulsantiera oppure tocca il touchscreen per spostarla. Penso che farò con la pulsantiera. Presta attenzione agli yokai che si nascondono tra i rottami. Non ti preoccupare, Whisper. Non ne colpirò neanche uno in modo da non dover ingaggiare lotte casuali. Vuoi salire? Sì, certo, non me lo faccio ripetere due volte. Ok, state a guardare. Un bambino non dovrebbe pilotare macchinari pesanti, però. Ok, vediamo un po'. Ah, va bene. E uno via, non dovremmo trovare nulla di che qui. No. Beh, oh, qua ce ne sono tre addirittura. Ah, oh, formavano una triforza. Aspetta, finiamo a togliere questo, non c'è nulla, vero? Ah, togliamo questo prima. Non penso di dover togliere tutti, però. C'è un oggetto. Provo a prenderlo con la gru. L'ho preso con la gru. 4 detti blu mappa del tesoro. Buono, mi piacciono queste missioni secondarie con la mappa del tesoro. Forse un giorno faccio il video, le covero tutte, le covero. Sarebbe davvero carino. Hai eliminato i rottami. Buono. E quindi ora possiamo passare. Possiamo proseguire, vero Whisper? Andrea, ce l'hai fatta, ora possiamo proseguire. Wow, funzionato. Beh, certo, mentre lo stai facendo. Wyatt. Excellent, ora posso proseguire senza quei rottami on the way. È proprio il mio day fortunato. Forse avrà lo stesso segno di luna. Ehi, ma quello non era Wyatt? Sì, era lui, ma che ci fai in un posto del genere? Seguiamolo, gne.
Infatti sì, che ci fa Wyatt? Cioè, può vedere anche lui gli yokai. Però aspetta. No, perché sennò come fa a combatterci contro? Cioè, non... Se li vede, non... Come... Cioè, no, non li può vedere. Perché sennò non si spiegherebbe il... Il fatto che riesce comunque sia a passare senza problemi. Altrimenti gli yokai lo incanterebbero. Oppure a meno che quando passa lui gli yokai si fanno i fatti loro. Ah, qui non si può andare, sembrava di sì. Perché era libera la strada. Ehi, guarda, è Wyatt. Niente, sarà vicino sicuro. Just un po' più avanti, perché ride. Sembra Pippo. È sparito. Andrea, andiamo a vedere. Coraggio, seguiamolo. Aspetta. Qui... sì, 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 ci siamo, ragazzi. Stiamo quasi per affrontare il boss. Fermati. Ora devo cambiare yokai, salvare e poi dopo andare ad affrontare il boss. Ma prima vediamo un attimo qui che c'è un oggetto che devo assolutamente prendere. Spaghetti alla bolognese? No, non ci credo. E un'altra moneta arrugginita. Ottimo. Va bene, allora cambiamo yokai, salviamo e poi affrontiamo il boss. Ma prima Kantan che ci vuole maledire. Però se Kantan ti incanta, canti bene? Ecco, cambiamo con Guido. E ora andiamo ad affrontare il boss Rottam. Sì, a quanto pare il boss si chiama Rottam, Rot-H-Am. Sulla wiki almeno dice così, ho voluto controllare giusto tanto per. E... Ah, quindi finché non ci avviciniamo al punto non parte? A quanto pare no. Allora... Wyatt non c'è, adesso dove è andato a finire? Inoltre questo mucchio di rottami giganteschi non ti sembra sospetto? Beh, come tutte le cose. Sento odore di yokai, teniamo gli occhi aperti, gna. Che è stato? Un terremoto? A quanto pare, è proprio lì sopra stanno. Scappate! I rottami si muovono da soli. È un ciclone di rottami, gna. Eccolo, Rottam. Clang, clang. Con 3G. Per ribadire bene il concetto. Che miavolo! È un gigante di rottami! Questo yokai sembra un osso duro. Andrea, preparati al peggio! Rottam vuole combattere. Bene, mettiamo i nostri yokai in campo. Gli yokai più grossi e cattivi sono meglio conosciuti come mostri yokai. Buono. Aspetta, aspetta, fermati tutto, fermati. Dai, e beccalo. Niente, ecco, dai. Perfetto. Dai, ma è così. Eccolo. Perfetto. Fiamma della fenice. Pronti. Oh, dai che si è rotto. Oh, c'è il blaster lì, devo prenderlo. Perfetto. Così, vai, vai. Oh, dai, ma che stordito. Sta andando benissimo, eh. Difesa elettrica, ecco, si riforma. No, 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 leva, 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 leva. Bravi, dietro, indietro. Può prenderlo.
telefono, mi porta davanti, mi riporta. Oh, bene, bene, bene. Quindi colpendo il braccio si può ricevere un sacco di punti yokai. E di punti per lo spirito. Ma che cavolo sto facendo? Mi sono un attimo rimbambito. Lascia perdere. Oh, ma ragazzi, ma è quasi fatto. Ci siamo quasi. Dai, 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 dai. Dai, sì. Ci siamo quasi, dai, carico l'energia, Max, l'è fatta. Ah, no, cofiammata di Leonguista. Buono, ok, wow. È andata bene. 110 punti esperienza, cavolo, allora era davvero debole. Mi ricordavo che era più forte, non so perché, boh, mi ricordavo così. Invece è una schiappa. Allora il prossimo sarà il boss di Luna. Oh, ottimo lavoro, Andrea, ce l'abbiamo fatta. Insomma, alla fine il gigante misterioso era uno yokai. Esatto, il che spiegherebbe tutte le sue voci, tutte le voci sugli strani rumori. Era uno yokai che trascinava dei rottami. Oppure che le tirava in giro. Significa cosa, Whisper? Bene. Pam. Eccellente. Eccellente. Beh, insomma, un po' di punti esperienza, anche se pochi fanno sempre comodo. Colpi nascosti. Ehi. Abbiamo sushi con frittata? Sì. Va bene, un po' di oggetti curativi fanno sempre comodo. Allora, che succede adesso? Dovremmo parlare con Wyatt ora. Non possiamo fare un altro barbecue? Sto miaurendo di fame. Ci bagna, non possiamo sempre fare barbecue solo perché siamo negli USA. Chi è? Cos'è questo rumore? È Wyatt! Ma anche lui vede gli yokai, vero? Sì, più tardi ci verrà spiegato come. Ehi, tu puoi... Quel gatto rosso. Gne? E quel cuscino fantasma. Oh cielo. Li puoi vedere pure tu, right? Che? Che? Wyatt vede gli yokai. Più avanti ci verrà spiegato come. Ma per il momento non dico nulla. Vorrei dare un'occhiata al prossimo wifi. Ce l'hai proprio davanti, Blatter. Oh, chiedo scusa. Dunque, vediamo di che si tratta. Cervelli! Che diamine sono questi? Sono zombie! Diamocela a gambe! Wyatt! Ah, sì! Capitolo 3, shopping da paura! Il supermercato degli zombie! E dovrei esserne entusiasta! Cervelli! Interessante, non trovi? Sicuro. Forza, sarà meglio prepararsi. Loro sarà meglio prepararsi. Sono sempre duri con loro stessi. Ad ogni modo, Cooge, nel prossimo episodio affronteremo comunque sia il boss di Luna, eh. Inizieremo con il capitolo di Nathan o Andrea, comunque sia. Però poi ci sposteremo in Giappone e faremo il boss di Luna, il capitolo di Luna, e affronterà il suo boss, quello suo predefinito, che sarà molto interessante, poi vedrete anche. Ad ogni modo, Cooge, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.